Allora, buon pomeriggio. E niente, ero di lavoro oggi, 2 giugno, a verificare una copertura in gigahertz. Gli ho detto, e santo Dio, c'è ancora la neve sul Penna. Gli ho detto, mi porta dietro a radio e almeno vado a giocare un po'. Direzione Monte Maggiorasca, la vetta più alta della provincia di Parma. 1.800, 1.799. E si sale tranquillamente e mestamente. Sempre salita. 40 metri con l'apparato, il cinesino. Ho preso il cinesino stavolta. Vediamo un po' che combina, senza neppure il frequenzimetro. Quindi lo spot sarà così, ad minchiam. 73. Roger, Roger, my friend, Foxtrot 4, Whiskey Bravo November, 5-9, your report for the log. My name is Alessandro, back to you. Ciao 73, buona giornata, ciao. Italia 1, Golf Yankee Charlie. Ok, Italia 1, Golf Yankee Charlie, 5-9, QSL? Per te, nome Claudio, QTH Volpiano, 10 km a nord di Torino. Ciao, a presto, grazie. Grazie a te, scusami, ti chiedo una cortesia, mi dici su che frequenza sono? Grazie. 6 a 4, perdona, 7090 e 7090, faccio qualche scarto perché ho ancora il coso meccanico io, c'ho un vecchio Sommer Campon 288 e sulla scala meccanica mi dà 7090. Roger, Roger, poi ti mando il video di quello che uso io, capirai che te sei messo di lusso. Oh, carissimo Eco Alfa 2 Delta Tango, 5959 QSL. Grazie a te, grazie a te. Quando manchi mi preoccupo. Ciao 73, buona serata, ciao. Roger, Roger, Sierra Papa 9, Alfa Messico Hotel, 5-9 for you, my friend, back to you. Thank you, my friend, Sierra Papa 9, Alfa Messico Hotel, thank you, bye bye, 73. Allora, com'è attivare una cima sotto con un apparato radio minimalista, qual è il Kilo November Quebec 7 Alfa? Beh, è un casino, non sai su che frequenza sei, quindi ti tocca chiederlo e vabbè, e non puoi fare lo spot perché non sai su che frequenza sei, però ci si riesce. C'è un capriolo che mi guarda, vabbè, dirai fuori di testa. E ci si riesce, i quattro contatti necessari per l'attivazione della cima si fanno, devo averne fatto una decina. Ringrazio i colleghi della zona 9 che 2 più 1, 3 subito di botto, se no ero veramente depresso. Sempre una bella camminata, indubbiamente. Ah, qui siamo in una torbiera. Questo è un relitto glaciale, una torbiera, infatti ha la classica conformazione morfologica di un lago e
piano piano si sta interrando e il destino sarà diventare una piana umida finita lì. Qualche perla di geologia così buttata nel mezzo. Tanto camminiamo perché poi mi viene buio e non è nei miei progetti andare in mezzo ai boschi al buio. Vabbè, se non è voglia di sota questo non lo so. In 4 giorni 3 attivazioni, Monte Sant'Antonio, Monte Fabei e Monte Maggiorasca. E adesso in discesa verso il passo del Tomarlo, e mi dispiace che l'abbiano tolta come cima sotto, perché era una vetta bellissima da attivare. Nonostante sia molto comoda, sono meno di 600 metri dalla statale e hai un bel pezzo in arrampicata, ma è stata tolta per le regole del sota e amen, ce la buttiamo in pazienza. 73. Quello là è il Monte Tomarlo, che non è più cima sota. E mi dispiace veramente, veramente tanto, perché è bellissimo. E quel dente là te lo devi arrampicare. Peccato.